dice, il nostro corpo ci dice quando ci dobbiamo fermare. C'è in realtà un tempo, è spiegato molto bene nel libro, e vorrei che voi lo illustraste ulteriormente, che è più o meno di 20 minuti. Questi 20 minuti nei quali appunto noi raggiungiamo la sazietà, abbiamo 20 minuti, diciamo, tra virgolette, di ritardo nel momento in cui ce ne accorgiamo, e in quei 20 minuti possiamo fare dei danni anche abbastanza rilevanti. C'è però un segreto per far trascorrere questi 20 minuti in maniera diversa, che è nel tempo della masticazione del cibo, che è uno degli elementi fondamentali anche per chi è a dieta. Si torna lì a dare importanza a quell'atto che io sto facendo. L'atto del mangiare è così automatizzato dentro la nostra mente che lo facciamo senza pensare. Quindi, che cosa succede? Visto che tu dicevi la sazietà ai 20 minuti, imparare a mangiare come se bevessimo e imparare a bere come se mangiassimo. Anche perché voglio dire, no, e io sono uno di quelli recidivi, Shadi lo può confermare, anche Rossanina, con la quale abbiamo condiviso tante cose in Italia. Io sarei portato a mangiare in fretta, Luca. Non è che io sono nato uno che mangiavo il gelato mattino, pomeriggio, sera, a 30 anni, cioè, lascia stare, ho fatto cose assurde perché non avevo una cultura alimentare, lo dico. Poi però, stando con una pazza come lei, perché lo riconosco, la pazza fra noi e lei, Sono ormai. abbiamo acquisito delle cose, poi vai avanti nel tempo e capisci il valore. E vi dico che mangiare piano, masticare di più, non è perché, ok, lo devi fare, Gualtiero Marchesi, almeno 30 volte. Se mangiate piano, godete ogni volta che date un morso a quel cibo, perché spaccate le molecole in bocca. Ogni morso che date, spaccate la molecola, e la molecola cosa fa? Spara al cervello informazioni. Quindi lo stesso panino, boccone, masticato 4 volte, ti dà 4 godimenti, non uno solo, perché se lo butti in bocca e lo butti giù, ne hai uno. Lo butti in bocca, masticata, godimento. Masticata, godimento. Masticata, godimento, perché diventano le molecole volatili. E io dico che il passaggio è questo, non è che si deve stare Poi a dire. vogliamo andare sullo scientifico. Quando uno praticamente ha il senso di fame, si alza la grelina, questo ormone, no? Che ti dice ho fame. Bene, la leptina, che praticamente invece ci dà il senso di sazietà, arriva dopo 20 minuti più o meno. Quindi se noi imparassimo a capire questo meccanismo, fame e sazietà, e io davanti ho questo famoso panino, lo prendo, lo mangio con calma, lo mastico e tutto, avrò l'opportunità di raggiungerlo, non ti dico 20 minuti, però di gustarmelo, e quel senso di frugalità e di sazietà mi arriverà, e quindi non avrò bisogno di riempirmi con qualcos'altro. E dare importanza all'atto, non guardare la televisione, convivialità. E noi nel libro per la felicità alimentare scriviamo queste paranoie Lo qui, ecco, smartphone, ma cose eccetera. facili da capire, non è che Ma c'è. poi, il concetto dei 20 minuti meno scientifico, però l'avevo capito anch'io, quindi già questo è un elemento Ok, perfetto. importante. A proposito del suggerimento, guardare la televisione, ovviamente io concordo in pieno per ovvi motivi. C'è una formula anche però per la felicità alimentare, questa Sì, cosa. allora la formula l'abbiamo condivisa e qui chiamo in causa, se sei d'accordo, sia Rossanina che Shadi, e dopo so che li vuoi ricoinvolgere, quindi Shadi, che hai fretta con questo libro che lo spacchetti, sta calmo, ecco, falla vedere. Allora, aspetta, no, ce l'ho anche qui, aspetta che te la L'hai condivido. messa? Oh sì, perché io, ma alla super regia, ho dato informazioni, Luca giustamente mi aveva detto su dove andava a parare. Allora, calcoliamo, stiamo condividendo da taccuini gastrosofici, ci sono un sacco di informazioni sulla felicità, però c'è anche la formula della felicità Che non alimentare arriva? che non arriva al volo perché la devi sta trovare, ora la La devi troverò, cercare. non ti preoccupare. Allora, la formula della felicità alimentare in cosa consiste, Susanna? Facciamo il primo elemento, Ma pensate coinvolgi tutti. Shadi? È lì? È pronto? Allora, Sì. pensate tutti a un piatto, ok? Facciamo il gioco. Va bene, Luca, con te anche tu fai il calcolo. Prendete una penna tutti, se potete, un foglio davanti. Penna e foglio, vai, ci siamo? Allora, prima, Rossanina, ce l'hai la penna e il foglio? Hai pensato al cibo? Forza, muoviti. Shadi, ce l'hai? Luca, ce l'hai la penna e il foglio? Allora, formula Esperimento. della felicità alimentare che abbiamo elaborato con i nostri colleghi anche dell'università di multidisciplinarità, e in Italia l'abbiamo proposta noi, siamo i due matti che l'hanno Da proposta. 5 a 10. Valori da 5 a 10, ok? Da 5 a 10. Cominciamo. Pensate al cibo che avete mangiato, quello ieri Oggi, sera, o quello ieri che sera. volete. Uno, ce l'avete in mente un cibo? Pronti? Ok. Quanta biodiversità c'era all'interno di quel piatto?
Quindi biodiversità, quanti prodotti di tipo diverso erano industriali? Guarda, fanno il compitino, guarda là, vedi che bello, fanno il compitino. Ok? Shadi? Prova sta formula. Cioè, ora la trovo. Shadi, quanto c'è? Cioè, ti è dato da 5 a 10 quanto? 10. Bene, ok, ma vedremo poi, Poi è Luca che vi chiede cose. Al secondo passaggio. Abbiamo la semplicità. Cioè quanto era il piatto che avete fatto? Questa è la formula della felicità alimentare. Quanto era semplice quel piatto? Da 5 a 10, vai. Ok. Ok? Continuiamo. Adesso date un valore da 5 a 10. Alla bellezza. Quanto era bello quel piatto che avete mangiato? Era in un posto bello? Era piacevole? Era bello il piatto, confezionato bene, presentato bene. Ok? Sempre da 5 a 10. Lo possono fare anche chi ci segue. Certo, ma lo fa tutti, spero che lo facciano anche poi io. La bontà. Poi abbiamo la bontà, l'altro... Quanto da 5 a 10 il piatto era buono? Era buono? Le papille gustative godevano? Vi permettevano di fare... Era una cosa piacevole? Era vincente? Ok? Poi la parola magica, il tempo. Il tempo. Allora, quanto tempo avete impiegato per mangiare questo piatto? L'avete mangiato di corsa? Eravate stressati? Eravate un po' da 5 a 10, sempre il voto. Se eravate molto attenti, chiaramente 10. Se eravate distratti, da 5 a 10. Quindi è importantissimo, perché altrimenti non abbiamo... Ci siamo? Va bene? Ok? Da 5... Allora, questi punteggi, fate la somma, per favore, grazie. Fate la somma. Su, fate la somma. Ci siete con la somma? Va bene? Benissimo. E adesso a questa somma, per favore, la dovete dividere per la quantità che avete mangiato da 5 a 10. Se era parecchia, la frugalità. Se era poco, parecchio. Se era tanto cibo, un punteggio basso. Se era medio, 6. Se era, cioè, poco cibo, quindi frugalità, quindi non siete stati male, non vi siete appesantiti, vi date anche 10. Fatto? E ora moltiplicate il tutto, l'ultimo elemento della formula, per la convivialità, che in questo periodo non è che sia con tanti amici, ma perlomeno con quelli che abbiamo in casa. C'era convivialità, perché l'unico elemento che moltiplica il tutto è la convivialità, ok? Ci siamo? Quanto vi è venuto? Questa è la formula che ora vi... aspetta, no, ce l'ho qui. Aspetta, che voglio condividere. Quanto è venuto? Prima te, Luca. Tu quanto? 45. Non male. Sopra 30 vuol dire che hai mangiato. Ecco, questa è la formula. Che hai mangiato consapevolmente. Shadi, tu quanto hai fatto? Aspetta. Shadi, hai speso. Ecco, vai. Il risultato fra 30 quanto? E 100 61, è... non male. 61. Rossanina, e dopo ridò la linea tutto a Luca. 61. 60, ok. Allora, siete andati benone, perché scommetto che l'elemento convivialità era, avevate goduto insieme a delle persone, perché in genere è il moltiplicatore vero della felicità alimentare.